La puntata di stasera del Grande Fratello promette momenti di tensione e sorprese. In primo piano ci sarà il rientro in casa di Shayla Gatta e Lorenzo Spolverato, reduci dalla settimana trascorsa nella casa del Gran Hermano in Spagna. Il pubblico è in fermento per scoprire come reagiranno i compagni d'avventura, in particolare Javier Martinez, a cui verranno svelati dettagli sui giorni che Shayla e Lorenzo hanno passato lontani dall'Italia. Le dinamiche all'interno della casa sembrano destinate a diventare ancora più esplosive. Ma le sorprese non finiscono qui, stasera farà il suo ingresso anche Federica Petagna, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, pronta a portare ulteriore movimento e scompiglio tra i concorrenti. GF, Amanda Lecciso trema, brutte notizie, e ciò si aggiunge l'atteso esito del televoto settimanale, che stavolta non determinerà un'eliminazione, ma garantirà l'immunità ai due concorrenti più votati, esentandoli dalla prossima nomination. In gara per questa opportunità ci sono sei nomi: Elena Prestes, Amanda Lecciso, Giglio, Iago Garcia, Maria Vittoria Minghetti e Jessica Morlacchi. Nell'attesa di scoprire il verdetto ufficiale, abbiamo condotto un sondaggio sul nostro sito per sondare le preferenze del pubblico. Amanda Lecciso è attualmente la meno votata, con un consenso del 3%. Seguono Giglio e Maria Vittoria con il 5% ciascuno, Iago con il 14%, Jessica con il 27%, mentre Elena Prestes si conferma la favorita, raccogliendo ben il 46% dei voti. Secondo queste anticipazioni, Elena Prestes potrebbe essere una delle immuni di stasera, ma come sempre tutto è ancora in gioco, il televoto rimane aperto fino alla diretta, e gli ultimi istanti potrebbero rivelarsi decisivi per ribaltare l'esito. Con queste premesse, la puntata si prospetta intensa e ricca di sorprese, con i fan che non vedono l'ora di scoprire come evolveranno i rapporti e le alleanze nella casa.